Il re chiese al vescovo suo interlocutore se la società cristiana fosse un tutto unico regolato da una sola legge. Il prelato rispose allora di sì, ma aggiunse anche che lo Stato era composto da tre corpi diversi, poiché la legge umana distingueva altre due classi, nobili e servi, che non potevano essere amministrati da regole comuni. Al vertice c'erano il re e l'imperatore, che assicuravano la solidità dello Stato, mentre tutti gli altri membri della nobiltà godevano del privilegio di non essere soggetti ad alcun potere, purché si astenessero dai crimini puniti dalla giustizia regia. I nobili erano i guerrieri, protettori delle chiese e difensori del popolo, dei grandi come degli umili. Il terzo gruppo era formato dai servi, una razza infelice che non possedeva niente se non al prezzo della propria fatica, fatta di innumerevoli occupazioni, di lunghe marce, di duri lavori che avevano come fine ultimo quello di fornire tutti di denaro, di vesti, di cibo. Nessun uomo libero avrebbe potuto vivere senza i servi. Quindi, concluse il vescovo, la casa di Dio, che si crede una, è divisa in tre. Alcuni pregano, altri combattono, altri infine lavorano. Queste tre parti coesistono e non sopportano di essere separate, e i servizi resi dall'una costituiscono la condizione dell'esistenza delle altre due. Ognuna di esse si fa poi carico di sostenere l'intero ordine, perché soltanto così la legge può trionfare e l'intera umanità godere la pace.